Enrico Cesterra, allora, qualificazione alla semifinale, forse oggi l'unico avversario era la deconcentrazione perché sta gara cadeva a cavallo delle due sfide di Champions, invece l'avete interpretata bene. Ma sì, possiamo dire che forse quella era l'unica cosa, però insomma ci siamo detti delle cose ben chiare in spogliatoio, che era quello di portarla a casa il prima possibile per chiuderla e per avere anche qualche giorno di libertà in più, ecco, dato che Pasqua si avvicina, quindi qualche giorno libero in più adesso ce lo possiamo avere. Avete spinto molto bene al servizio, per Latina è difficile giocare. Sì, abbiamo spinto, diciamo, in tutti i fondamentali, ecco, perché è stato un risultato netto, parziali abbastanza netti, forse il primo set un po' combattuto, ma per il resto è andata via abbastanza liscia tutta la gara, ecco. La coppia con Vitelli alla fine è una coppia tutta italiana dei centrali. Sì, va bene, ma intanto ha spazio anche lui, ecco, anche se secondo me meriterebbe molto più spazio per quello che dimostra anche in allenamento tutti i giorni, perché è un bravo ragazzo, giovane di prospettiva, secondo me verrà fuori più avanti. Adesso la mente alla partita di Champions, che gara vi attendete ad Ankara? Vabbè, sicuramente dura come l'è stata qui, quello è poco ma sicuro. Insomma, speriamo che il risultato sia uguale a questo qui dell'andata. Speriamo di portare a casa una vittoria, una finale che manca qui da un bel po' di anni, Dal 2009. dal 2009, sono quasi, insomma, 8-9 anni. Quindi speriamo vada tutto bene, ecco, quello è, tutto bene, sia dentro che fuori dal campo.